Il Cagliari riesce a risolvere il problema del gol e a vincere per 2-0 contro il Bologna. Soluzione trovata per assurdo togliendo l'attaccante, perché quest'oggi Maran ha tenuto in panchina sia Sao che Farias e ha preferito schierare Castro nel ruolo di trequartista con João Pedro in coppia con Pavoletti. Mossa azzeccata alla fine, perché sono stati i risultati a dare ragione al tecnico, in quanto Castro è risultato essere il giocatore che ha servito più assist, oltre ai due gol e anche un altro paio di occasioni, e João Pedro il giocatore che ha sbloccato la situazione, gol che è arrivato al 22esimo del primo tempo, dopo schermaglia in mezzo al campo, ma con la sensazione che il Cagliari fosse nettamente superiore al Bologna, come poi ha dimostrato nel corso della partita. L'altro accorgimento è stato quello di utilizzare Bradaric davanti alla difesa, un poco più dietro rispetto ai due interni. Uno era Ionizza, che non si è mosso praticamente dalla sua posizione, e l'altro era Barella, che invece spesso si è sostituito, si è scambiato il ruolo con Castro. Insomma, alla fine, se il problema del Cagliari era il gol, una volta che ha realizzato ha dimostrato che non c'erano altri problemi, perché il gioco è il risultato fluido, il posto di palla pure, anche se vogliamo la tenuta della difesa, malgrado l'assenza contemporanea di Cepitelli e Clavan. Cepitelli tenuto in panchina, si è preferito schierare Pisacane e Romagna, due centrali che hanno dato garanzie, malgrado peraltro Pisacane fosse già ammonito dal primo tempo e quindi rischiasse nella sua posizione di fare un secondo fallo che poteva costargli caro. Un Cagliari che ha perso Serna nella prima parte del match, travolto da Dix, che poi ha tentato di far fuori anche Faragò, e che ha visto la giocata di Faragò nel ruolo di esterno, che non è stata assolutamente inferiore come qualità a quella di Serna. Forse per assurdo meno quantità, però puntuale anche Faragò nell'appoggiare la manovra e nel sostenere l'azione in attacco della squadra cagliaritana. Insomma, bene così, perché questi tre punti permettono non solamente di staccare il fondo della classifica, ma anche di scavalcare il Bologna stesso, di agganciare altre concorrenti, le concorrenti che saranno da qui alla fine le concorrenti del Cagliari. Questo è un punteggio che vale il doppio, è il primo scontro diretto che il Cagliari ha vinto.